L'Atalanta, ragazzi, al Gavi Stadium si sta giudicando questa partita contro il Verona per 3-1. Ragazzi, una vittoria che per Atalanta è fondamentale per un posto europeo generico, nel senso che la Champions ormai, ripeto, per me è abbastanza difficile, però sicuramente l'Atalanta con questa vittoria può eventualmente aggiudicarsi sicuramente una Conference League, ormai ci siamo quasi. Ma perché no? Giocarsi anche un posto europeo, no? Un posto europeo, mancano ancora 2 minuti più recupero, dove comunque se andasse anche in Europa League non sarebbe assolutamente male. Cioè, Conference League, Europa League cambia la differenza. Ma ricordiamoci che Atalanta l'anno scorso arriva ottava e non fa coppe, quindi è per sempre, è comunque un passo in più per questa Atalanta. Un Verona che, ragazzi, non vincendo neanche oggi, non era facile a Gavis contro Atalanta, ma non vincendo neanche oggi, perché aggrava, rimane lì, rimane fermo. Adesso deve aspettare cosa fa lo Spezia, quindi potrebbe essere in zona rischiosa se qualora lo Spezia dovesse vincere. Attenzione di Ederson, parata di Montipò con i piedi, poi su Montipò ci arriviamo. E quindi, nel senso, qualora lo Spezia dovesse battere il Lecce o cose varie, la situazione allora lì si aggraverebbe. Cremonese, che oggi ha perso, no, per menzionare un attimino, grazie a questa sconfitta del Verona, non è ancora matematicamente, diciamo, retrocessa, però ecco, il 5-1 con del Bologna, la Cremonese, per me condannata completamente. La partita è stata abbastanza equilibrata nel primo tempo, anzi passa anche in vantaggio l'Hellas Verona, no? Prima ha avuto un'azione con Lazovic dove ha fatto un tiro, la palla esce fuori di poco. Poi bello il filtrante di Terracciano per lo stesso Lazovic, no? Che si inserisce a quei tempi giusti e batte Sportiello. L'Atalanta, no? Poi dopo il gol, dopo lo schiaffo, reagisce un pochettino con un tiro di Zappacosta dove praticamente la palla viene ribattuta, Muri in area di rigore prova anche lui a tirare, ma anche lì viene ribattuto il pallone. E poi ancora, ragazzi, Zappacosta, no? Pasalic per comunque Muriel riesce a dare a Zappacosta che s'accentra, tira un destro fulminante da fuori area, Zappacosta sull'angolino, Montipò non ci arriva e Atalanta la pareggia così questa partita. Anzi, nel finale poi arriva anche l'occasione per Højlund, no? Che di testa riesce anche a avere una bella torsione, a girarsi, a staccarsi bene dalla marcatura, ma lì c'è un grande Montipò che comunque fa un'ottima parata. E quello che non capisco appunto di Montipò è il gesto del secondo tempo, ragazzi. Secondo tempo, palla Montipò, Pasalic sta andando in pressione, Montipò doveva spazzare, ha cercato un dribbling, si è impappinato con i piedi e il pallone, Pasalic ne approfitta e alla fine batte Montipò 2-1 per l'Atalanta. Lì è una papera clamorosa del portiere. E questo vantaggio qua, Atalanta ha dato fiducia, così tanta fiducia che poi alla fine entra Lukman, tocca due palloni, riesce a dare la palla a Højlund che stoppa, riesce comunque quasi riesce a girarsi e con un mancino fulminante trova il gol del 3-1 addirittura nell'angolino e lì è il colpo di grazia perché poi per carità il Verona con l'entrata anche di Verdi, di Gajić, ci ha provato, no? Un po' a mettere in difficoltà l'Atalanta e per certi versi ci è anche riuscito, perché comunque Verdi appena entra ha avuto due occasioni, una semi rovesciata in calcio d'angolo che però purtroppo la prende male e un tiro comunque deviato, ribattuto che poteva essere pericoloso, ma così ne ha creato. Poi ci sta anche la traversa del centrocampista del Verona, che adesso non mi ricordo come si chiama il nome, però un tiro da fuori area, giro, traversa secca. Scalvini che sbaglia un passaggio verso Sportiello è costretto in uscita, a uscire appunto su Gajić comunque nonostante Sportiello è uscito riesce a tirare, la palla viene comunque toccata, rimpallata, va verso la porta, però va sul palo. Poi anche lì comunque Verona sfortunato e Atalanta fortunata sul palo di Gajić. Quindi qualcosina Verona ha provato comunque poi a rispondere a dire, ma non è bastato perché è sempre 3-1 il punteggio. Nel finale, appunto, poco fa c'è avuto anche l'occasione Ederson, dove Montipò fa una buona parata coi piedi. E Montipò, ragazzi, è un buon portiere, fa anche delle belle parate, però veramente l'errore che fa sul secondo gol dell'Atalanta è
è inconcepibile perché comunque eri ancora sull'1-1. Praticamente tu regali un vantaggio per colpa completamente tua alla squadra avversaria. Perché non è che tu dici che il tuo compagno di squadra, il difensore che ti ha segnato, che ti ha passato il pallone, ti ha passato il pallone in un momento in cui eri pressato, quindi ti ha messo in difficoltà. No, quel pallone lì è stato scaricato a Montipo, che aveva tutto il tempo di stoppare, gestire, spazzare. Non so perché ha cincischiato, ha perso tempo e alla fine ha cercato un dribbling assurdo. E lì è poi apparito il secondo gol, e poi dal secondo gol Atalanta ha fatto anche il terzo. Ripeto, una vittoria importante, una vittoria interessante. Guarda, l'Atalanta ha dato 5 minuti di recupero, ma ne sono già passati praticamente 3. È stato ammonito in questo momento Faraoni. E che dire, vedremo ragazzi. Tra poco ci sarà il Milan. L'Atalanta, se non sbaglio, con questa vittoria va a 61, quindi raggiunge il Milan, che ovviamente c'è una partita in meno. Scavalca la Roma di più 2, ma anche la Roma poi deve giocare lunedì. Però comunque una vittoria importante. Se non sbaglio, arrivava l'Atalanta da 2 sconfitte consecutive senza neanche segnare. Ritrovare una vittoria in casa senza comunque curva, perché sappiamo quello che è successo, giustamente chiusa, e fa 3-1 contro il Verona. Una cosa importante, è un fattore sicuramente molto importante. Gasperini perde però ancora Zappacosta, ennesimo infortunio, zoppicava a stretti denti nonostante il gol e tutto, ha provato a rimanere in campo, però a lungo andare è dovuto uscire perché comunque aveva male, e quindi un altro infortunio, qua palla dentro, spazza al Verona e niente, però l'Atalanta sta ancora spingendo, ragazzi, sta ancora spingendo perché vuole fare anche il quarto. Vuole fare anche il quarto, quindi si fa interessante la zona Europa League, Conference League, eccetera, eccetera. Possiamo metterci anche la Champions per l'Atalanta perché matematicamente non sono ancora fuori, ma si fa ancora interessante la zona salvezza perché Verona non si muove, la Cremonese non si muove. Domani vedremo se si muoverà lo Spezia oppure no. Niente ragazzi, io direi che il video può finire qua perché dato manca 1 minuto il punteggio, penso che non cambi, ma anche se cambia Atalanta questa partita me se l'è portata a casa, quindi se vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate questi commenti, fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate appunto di questa partita qua tra Atalanta e Verona, tipo la vostra questione nei commenti e soprattutto ragazzi, anche se vi fa piacere, iscrizione al canale che è fondamentale, non costa nulla e per me è tanto il vostro supporto, basta che fate clic su iscriviti e siete iscritti, se lo fate vi ringrazio di cuore. Condividete i video con i vostri, mi iscrivete anche loro e attivate la campanella notifiche così per i prossimi video che usciranno. Link in descrizione anche dalla barra di Fusi Channel e link in descrizione anche dal mio profilo Twitter. Qui da me che è tutto, ragazzi, bella!